L'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano, è stato ospite il 20 gennaio 2015 di No Stop News su RTL 102.5. Ascoltiamo le risposte ad alcuni dei numerosi tweet inviati dagli ascoltatori durante la diretta e a cui, per i tempi radiofonici, non è stato possibile rispondere. Potete chiedere al CEO di Trenitalia come vede la concorrenza da parte di Italo e cosa ne pensa? Qualcosa di estremamente positivo, aver avuto un concorrente ci ha aiutato moltissimo a migliorare e tutte le dinamiche del mercato che aiutano poi effettivamente l'utente finale, il cliente finale si sono innescate, quindi qualcosa di estremamente positivo per la nostra azienda. Vi prego, la prima domanda può essere sui trasporti in Calabria? Con una risposta vera però, non con proclami. Buongiorno a tutti, vorrei sapere tanto come mai in Calabria abbiamo strutture ferroviarie inadeguate. Allora, problema del sud, ci sono due grossi gap. Il primo gap sono le infrastrutture. In passato, questa è una scelta a livello parlamentare, direi non certo di un'impresa, tutti gli investimenti dello Stato sono stati, diciamo, orientati su direttrici, su al nord e meno, questo diciamo negli ultimi 50 anni, direi in Calabria. È sotto gli occhi di tutto che la situazione della rete calabra è decisamente meno performante rispetto a quello che abbiamo nel nord Italia. Questo comporta che le imprese ferroviarie che devono fare servizi a mercato hanno ovviamente un mercato molto meno attrattivo, in quanto il treno è un mezzo molto meno competitivo e quindi non essendoci mercato non ci sono servizi. Le imprese che competono, stiamo parlando della lunga percorrenza, non sono incentivate ovviamente ad andare giù. Completamente diverso il discorso del trasporto pubblico locale e dei contratti servizio che proprio supplire questo gap di infrastrutture. In questo è necessario che le singole regioni e in particolare la Regione Calabria abbiano disponibili risorse per acquistare servizi. Anche questi possono essere in concorrenza, noi siamo convinti che questa è la chiave, cioè si facciano delle gare per affidare i servizi e devono essere fatti in modo che si dia un servizio ferroviario, diciamo, degno di questo nome. Quindi si può fare, ma sotto queste condizioni. Perché in Sicilia non investono sulle ferrovie? Abbiamo treni obsoleti e mi vergogno ad usarli se penso che al nord c'è Italo. Allora, stesso problema, diciamo più generale del sud, il gap di infrastrutture, quindi in passato non si è investito a sufficienza, scelta direi del Parlamento addirittura, perché il contratto di programma che ha rete ferroviaria, diciamo addirittura un iter parlamentare, per investire abbastanza a sud, quindi gap di infrastrutture, con gap di infrastrutture non c'è mercato, se abbiamo dei tempi troppo lunghi di percorrenza, ovviamente gli altri vettori di trasporto sono più competitivi, quindi operatori come Trenitalia o NTV, che è un operatore di mercato, quindi se vedesse lì una possibilità di business interverrebbe sicuramente con grande rapidità, non intervengono e quindi non abbiamo questo tipo di competizione e quindi questo tipo di servizi. Sulla parte invece in Sicilia del trasporto pubblico locale, diciamo, questa eredità, c'era prima il contratto che ne ha fatto a livello centrale dello Stato, oggi queste funzioni vengono delegate alla regione e quindi si potrà negoziare con la regione un contratto di servizio per fare i servizi all'interno della regione. In funzione di quello che la regione avrà disponibile o vorrà rendere disponibile per la gara, ci sarà magari una bella competizione anche lì per acquisire il servizio e gli utenti ne avranno un vantaggio. In questo modo che il servizio potrà salire decisamente di qualità. A Novara tutta area blu per raggiungere stazione. Mezzi pubblici ridicolo. Questo è un tema complicato, dobbiamo aumentare la collaborazione con gli enti locali e con gli altri operatori del trasporto perché non ci sia una strana competizione tra operatori nel trasporto pubblico locale, ma ci sia sinergia, ci sia collaborazione e rendere più facile l'accesso al trasporto a tutti gli utenti. Quindi chiaramente anche se il tema è quello di avere disponibilità di parcheggi, di accesso eccetera, va concordato, in questo dobbiamo fare uno sforzo anche noi, di colloquiare maggiormente con le autorità locali, diciamo, che sono responsabili, diciamo, del territorio attorno alle nostre stazioni per rendere più agibile il servizio ferroviario. Proseguirà il programma di svecchiamento del materiale rotabile destinato alle linee secondarie? Ci si fermerà agli ATR 220 Pesa? Beh, questo è stato di un grosso progetto, acquisiremo fino a 40 macchine, questo nell'ambito dei contratti di servizio che abbiamo con alcune regioni. Quindi alcune regioni hanno inserito nel contratto, ovviamente previa remunerazione, questo tipo di investimento che al momento è fatto tutto a debito, quindi investimento a carico nostro, ma viene ammortizzato nell'ambito del contratto.
questa ondata, diciamo, di investimenti, diciamo, la gara europea è stata vinta per la parte dei treni diesel da Pesa e quindi credo che già si sentirà nelle regioni che ovviamente hanno acquistato di fatto questi treni. Stiamo pensando anche a qualcosa di più innovativo per il futuro, per una nuova ondata di investimenti, ma che prenderà, diciamo, l'orizzonte dei prossimi 5 anni. Se anche Trenitalia viene sanzionata dalle regioni, i pendolari che rimborso hanno? Per il 2013 e 2014 ancora nulla. Allora, questa anche è una leva che è in mano delle regioni che sappiamo hanno grossissime difficoltà di bilancio, quindi devono contemperare da un lato difficoltà di bilancio per cui eventuali penali che applicano nella fattispecie a Trenitalia come operatore, noi ovviamente il nostro obiettivo è penali zero, ma insomma questo è quasi sempre è impossibile arrivare a penali assolutamente nulla, non avviene con nessun operatore, non solo con Trenitalia, però poi sta la regione a decidere come utilizzare al meglio queste eventuali somme, se scontarle dal servizio oppure riversarle sugli utenti che hanno oggettivamente magari avuto qualche disagio per compensarli di questo. Perché l'alta velocità si è fermata deboli come Cristo? Perché ci sia alta velocità è necessario che ci sia un'infrastruttura ad alta velocità. Il mercato alta velocità oggi è in competizione, siamo noi con un'altra società concorrente, ma entrambi andiamo a operare laddove c'è mercato. Se non c'è mercato nel senso di potenziali clienti o se il servizio, e spesso le cose sono un po' il cane che si morde la coda, sono due cose strettamente collegate, non si può effettuare a velocità adeguate, il mercato non c'è e quindi non si riesce a fare il servizio.